Thank you Naturalmente parlando, questo è un nuovo appuntamento del 2018, possiamo dire il secondo appuntamento del 2018 e eh, ospitiamo nei nostri studi con molto piacere Monsignor Antonio Stagliano, vescovo di Noto ma autore di diversi libri. Ed è in Calabria anche perché ha presentato il suo ultimo libro, che è Pop Theology per i Giovani. Grazie, Monsignor Stagliano, di essere nei nostri studi. Io vorrei iniziare questo dialogo con lei partendo dall'introduzione e, soprattutto, da quello che lei chiede direttamente ai giovani. Infatti, leggo testualmente: Ai giovani pongo da subito l'interrogativo fondamentale. Secondo voi, per quel che avete saputo e imparato dalla fede cristiana, il cristianesimo racconta della fede dell'uomo in Dio o non piuttosto della fede di Dio nell'uomo? Qual è la verità? Ma, come dico poi nell'introduzione, ehm, la verità o la risposta esatta a questa domanda è la seconda e non la prima. In questo senso vorrei già esprimere il carattere provocatorio di questo testo, Pop Theology per Giovani, che ha un sottotitolo piuttosto duro, Autocritica del cattolicesimo convenzionale per un cristianesimo umano. Eh, noi siamo stati abituati, ed è anche vero, a pensare alla religione come il rapporto dell'uomo con Dio, eh, e quindi la fede dell'uomo in Dio. Questo è anche vero, però eh, dicendo solo questo, noi non accogliamo totalmente e integralmente la novità del Natale. Il Natale dice dell'incarnazione di Dio, il Figlio si è fatto carne. Il piccolo della grotta di Betlemme è proprio lui, la seconda persona della Santissima Trinità. E dunque in quest'umanità è presente veramente e realmente Dio. E perciò questo è veramente nuovo: è nuovo non soltanto per l'evento, ma è un evento che fa nuove tutte le cose, anche la religione. Per cui, se la religione è come è il rapporto dell'uomo con Dio. Ecco che con l'incarnazione noi veniamo a sapere che la fede inaugurata da Gesù eh, è piuttosto la fede, qui intendiamo fede come fiducia, come crederci eh, di Dio nella nostra umanità. Eh, C'è un passaggio interessantissimo del Vangelo quando Gesù si trova eh, lì sul, nel fiume Giordano e una voce dall'alto dice questo è il figlio mio. Prediletto, in lui mi sono compiaciuto, vuol dire, tradotto in soldoni, questa è l'umanità in cui io... Mi compiaccio, solo in quest'umanità io trovo il mio compiacimento. È come a dire: uomini, svegliatevi, solo questa umanità vi salva dai vostri fallimenti, dalle vostre strutture. Dalla... E questa è la fede. No? per cui Se diciamo che Gesù è il rentore e il Salvatore, in che cosa dovrebbe salvarci? Nell'animella eh, staccata dalla nostra umanità, nei nostri pensieri, nelle nostre idee o nei nostri soli sentimenti? No, Gesù ci salva in tutto salva la mia umanità e se la deve salvare la mia umanità è forse perché la mia umanità eh, non assomiglia alla sua e non assomiglia alla sua laddove eh, c'è crisi esistenziale dove c'è invidia, gelosia rancore, maldicenza eh, violenza eh, sfruttamento e così via dicendo, potremmo continuare a Iosa eh, in questa umanità noi veniamo salvati da chi? certamente da Dio perché Dio è il salvatore ma con Gesù come ci salva Dio? Dio ci salva attraverso l'umanità. Per cui la religione in Gesù diventa nuova, non è più tanto il rapporto dell'uomo con Dio, ma poiché Dio è venuto e si è fatto carne, adesso la religione che crede, la fede cristiana è il rapporto di Dio con me. Che cosa devo credere io cristianamente? Devo credere in Dio? Ma sì, questo lo sapevamo prima. Adesso il nuovo dov'è? Adesso io devo credere in ciò che Dio crede dell'uomo in ciò che Dio crede allora, a proposito eh, della bio-umanità Certo, eh, su questo siamo perfettamente d'accordo perché cambia l'impostazione del rapporto con Dio, no? E cambia, eh, cambia, cambia. Cambia. Eh, cambia qualcosa realmente. deve cambiare. Eh, certo, eh, quindi è una rivoluzione, potremmo dire. È una vera rivoluzione dell'evento, eh, eh, non tanto dell del linguaggio. No, 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 dell'evento, che significa anche riconoscere quello che Dio eh, ha detto, ci ha creato a sua immagine e somiglianza. Esatto. Quindi questa frase ci fa riflettere sul fatto che noi dobbiamo pensarlo come padre, ma dobbiamo pensare che il nostro rapporto non può essere un rapporto legato soltanto a credere in lui, ma ad essere consapevoli che lui crede in noi. E certo, perché come dire eh, questo libro Pop Teologi per giovani, edito da Rubettino, verrà adesso diffuso eh, in tutte le librerie eh, qui a gennaio. E, um, è stato anticipato due anni fa da un altro, eh, da un altro libro, eh, Credo negli esseri umani cantando la buona novella pop. Che okay. attingendo al testo di una canzone di, di Mengoni, Essere umani, eh, fa la prova di mettere in bocca a Dio quel testo, cioè Dio squarcia i cieli, guarda giù l'umanità, eh, vede per esempio quello che stiamo facendo, e, e un po' inorridisce perché dice: No, No, certo. non è questa l'umanità che io ho creato. Eh, L'80% della popolazione mondiale vive di stenti. e ci sono guerre dappertutto. Papa Francesco parla di questa guerra eh, combattuta a pezzi. C'è uno sfruttamento radicalizzato delle risorse della terra e eh, c'è un impoverimento di masse umane. Eh, ci sono i trafficanti d'organi, c'è la mercificazione dei corpi attraverso la prostituzione e così via dicendo. Non posso fare questo elenco così negativo perché c'è appunto il surriscaldamento della terra, terra. e. e c'è qualcuno, capo di Stato, che gioca con eh, l'energia nucleare e i missili come se fossero i giocattoli in mano a un bambino. Eh, ci sono condizioni nel mondo del terrorismo internazionale. C'è anche Trump che con la sua politica eh, diciamo, nazionalista eh, ricrea il muro. Eh, cioè, ci sono tutte queste cose e io voglio vedere se Dio, squarciando i cieli e guardando giù dalla terra, dice riconosci l'umanità come, come lui l'ha creata. Allora, ecco, è Dio che dice, no, questa non è la mia umanità, l'umanità io la conosco bene perché l'ho creata in mia immagine e somiglianza e io credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani, dice Mengoni nella canzonetta. Certo. Allora, Scusate se non cito il Vangelo per dire no, questo, no, no, ma siccome ma il Vangelo lo citiamo, lo citiamo continuamente. continuamente, adesso appunto. lo citiamo, citiamo la canzonetta per far capire che anche al di là del discorso della Chiesa e del discorso chiesastico eh, ci possono essere delle affermazioni che risultano poi essere assolutamente cristiane, perché chiunque eh, inneggia a un'umanità coraggiosa che sappia essere veramente umana sostanzialmente predica il Vangelo di Gesù, perché il Verbo si è fatto carne. E così andiamo a ritroso, poi chiudiamo qui con tutte queste, torniamo a parlare del, del libro, eh, il Vangelo degli Esseni, un po' racconta il rispetto della terra, no? quello che in realtà dovremmo fare tutti quanti: amare la terra perché l'ha creata Dio, quindi questo Dio onnipotente, questo Dio Padre ci ha dato tutte le risorse per poter avere una vita dignitosa, una vita sì. ecco, tranquilla e soprattutto per avere un equilibrio nella nostra quotidianità cosa che noi non abbiamo perché ormai siamo figli del consumismo e siamo lontani eh, da quello sì. che deve essere anche il rispetto di tutto ciò che ci circonda io direi invece di riferirmi agli esseni che magari nessuno conosce oppure pochi potrebbero attingere ai loro testi o non testi eh, Papa Francesco ha appena pubblicato la Laudato Sid dove queste cose le spiega e le dice molto bene ma queste cose che Papa Francesco dice Storici. Nella Laudato, si si trovano anche dentro alcune canzonette interessanti. Per esempio, penso adesso a quella di Amara: La terra, la terra e il pane. L'amore è un'onda universale. Noi siamo i frutti, la terra e il amore. pane. Ma insomma, oppure quella di Arisa, intitolata proprio Gaia per dire: Gaia la stiamo distruggendo. Ormai i continenti sono quattro. L'Africa non c'è più. c'è un tentativo anche di riflettere a partire, a partire da questi testi. Quindi, eh, diciamo, Diciamo che canzoni. questo potremmo fare riferimento eh. a un Vangelo diverso. Utilizzando questi testi potremmo entrare meglio nella, nella storia del Vangelo e quindi capire qual è il messaggio di Gesù, insomma quello che lui ha lasciato. Anche quel dire bussate e vi sarà aperto, chiedete e vi sarà dato. Cioè forse siamo noi che siamo ancora poco conoscitori profondi del vero messaggio di Cristo. Noi, diciamo, i cristiani, non mi riferisco a, a lei o a elle, diciamo, sì, al certo. clero. Sì, ma si può anche riferire a me e al clero perché una cosa è conoscere... Il Vangelo di Cristo avendolo nella mente, un'altra cosa è praticarlo. La conoscenza che il cristianesimo ha inaugurato non è solo una conoscenza teorica, una conoscenza intellettuale, quella conoscere è, è, è un vedere, è un aver sapore delle cose, per cui lei si può rivolgere anche ai preti e, e, e ai vescovi per dire che abbiamo bisogno tutti di uscire, come il sottotitolo di questo libro dice, da un certo cattolicesimo convento. Convenzionale che cioè, soffre un di una malattia, eh, una malattia un po' intellettualistica. Un cristianesimo veramente umano, che è un cristianesimo umano, nella misura in cui viene eh, sostanzialmente praticato. Allora eh, dobbiamo trasformarci tutti in veri samaritani della storia e degli uomini di oggi e praticare l'amore così come Gesù ce lo ha insegnato. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Il come non indica tanto un discorso teorico o una bella dottrina, il come di Gesù. Gesù e il suo morire crocifisso per amore. E questo, questo interpella effettivamente l'umanità di tutti noi, di tutti noi cattolici convenzionali che dobbiamo capire che il cattolicesimo convenzionale è una mortificazione del cristianesimo cattolico. Il cattolicesimo convenzionale eh, porta a dire anche belle cose con la bocca e con, con le idee, però a procurare tanta sofferenza in esseri umani, a non corrispondere ai bisfori che gli esseri umani hanno, Papa Francesco insiste uscite, 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 andate verso le periferie esistenziali e noi restiamo ancora sostanzialmente chiusi dentro le nostre chiese, dentro le nostre cerimonie e anche dentro i nostri linguaggi che vogliamo forbiti, che vogliamo chiari, distinti, poco a poco uno comincia a parlare un linguaggio diverso, subito si entra un po' in confusione e si giudica. Allora, la pop theology che cos'è? Ecco, pop teologia, voler proprio dire letteralmente, è teologia, teologia pop, eh, pop qui sta per popolare, anche se nel testo pop teologia indica anche il riferimento alla musica popolare, alla pop music, eh, quindi a una musica pop. Pensiamo per esempio alle canzonette di Sanremo, a tante le altre canzoni dei cantautori che intendono in maniera popolare, attraverso la musica, attraverso testi leggeri, si parla pure di musica eh, leggera, comunicare, comunicare eh, al mondo, alla storia, agli altri, eh, sui temi fondamentali della vita, che poi sono i temi della delusione, del fallimento, della frustrazione, della sofferenza, del dolore, della morte, dell'amore. Particolarmente dell'amore, se per amore non intendiamo solo l'amore romantico, l'incantamento, i fuochi d'artificio di chi si innamora e poi a un certo punto, finito il fuoco d'artificio, eh, ahimè, ti resta soltanto il puzzo di questo fumo che ti cade addosso, e devi stare attento che è molto nocivo. Oppure l'amore. Che vuole essere cinico, questo l'amore cinico, l'amore formato da un rapporto sostanzialmente di interesse, per cui l'altro finché mi serve lo amo, quando non mi serve lo butto. Ecco, tra l'amore romantico, l'amore cinico. Oggi ci siamo anche inventati l'amore virtuale, l'amore che non permetterà più agli esseri umani di incontrarsi nei loro corpi, ma permetterà agli esseri umani di incontrarsi con le macchine eh, virtualmente, facendo l'amore con chi che sia. Ebbene, io credo che molte delle canzonette entrino appunto nello spessore drammatico di quest'amore disamore, di quest'amore non vero, di quest'amore falso che sta circolando dentro la società dell'ipermercato e si impegna a dare linguaggio all'amore vero, che è fatto di sentimento, di emozione, di apertura all'altro, di prendersi cura eh, dell'altro, specialmente nei, nei tempi e nei luoghi. Della sofferenza, del dolore crudo e soprattutto della, eh, della morte. Eh, della allora, morte. in tutto questo diciamo che noi siamo convinti che quando succede qualcosa di negativo è colpa di Dio, è Dio che ci castiga. Ecco, è questo il, il sentimento che dobbiamo continuare a mettere in campo, a sentirci di dover essere puniti perché sbagliamo? O anche in questo caso la Pop Theology ci permette di cambiare questo tipo, questo aspetto e quindi di renderci conto che molto volte siamo noi colpevoli dei nostri errori non, e anche quello che ci succede non è opera di Dio. Sì, questa è una domanda molto interessante. Qui la Pop Theology vorrebbe intercettare quella teologia popolare che c'è nel popolo di Dio. Io personalmente, nella visita pastorale che ho fatta a Noto e che ho recentemente concluso, ho girato tutte le parrocchie, sono stato lì, ho incontrato soprattutto tanti ammalati, e ho incontrato persone, specialmente mamme, giovani o meno giovani, che avevano perso i propri figli. Ebbene, questi avevano di Dio, una visione. Teologia vuol dire una visione, una visione di Dio, un pensiero eh, su Dio. È quello che lei ha accennato e cioè che eh, una donna che perde il figlio possa immaginare che Dio glielabbia tolto. Questa è una visione di Dio, è una teologia, cioè un discorso su Dio, un discorso lunghissimo, terribile, ma è lunghissimo su Dio. Qui allora pop theology vuol dire andiamo a intercettare che cosa? All'interno della Cultura popolare, all'interno del popolo, perché nel popolo ci siamo tutti, si pensa di Dio, quali sono le idee che hanno di Dio? Per cercare cristianamente, qui il compito vero della teologia, che è riflessione critica, entrare criticamente su queste idee falsate o addirittura false di Dio per dire qual è il Dio di Gesù Cristo. Per esempio, non so se è nuovo, ma io lo dico così in maniera del tutto prosaica, il Dio di Gesù Cristo, il Padre del Signore nostro Gesù Cristo che dona lo Spirito, non castiga nessuno. Dio non amore. ha mai castigato nessuno e non castigherà nessuno. Perché? Perché Dio è amore dall'Eterno, sempre solo amore, cioè l'ebraismo già sapeva che Dio è amore, ma anche l'Islam sa che Dio è amore, ma con Gesù, Gesù dice, Dio è amore come te lo spiego io. E io te lo spiego così, diversamente dal passato, io ti dico che lui è amore, ma è solo amore, sempre amore. Per cui da Dio non ti puoi aspettare nessuna negatività, nessun dolore, nessun male, nessun castigo, nessun terremoto, nessuna malattia mortale, nessun incidente stradale. Non puoi, non puoi. Sai perché? Perché Dio non ha tempo per castigare, poiché il suo tempo lo impiega sempre e solo ad amare. E allora se noi pensiamo all'atto di dolore, se pensiamo al Padre Nostro, ecco, eh, già sul Padre Nostro si dice che si sta cercando di rivederlo, insomma no, Perché No, il Padre Nostro l'abbiamo già rivisto, rivisto, i vescovi ecco, italiani. I vescovi italiani. Non bisogna dire che allora bisogna avere anche un atteggiamento nella preghiera positiva. Certo, assolutamente sì. I vescovi italiani ormai da anni hanno tradotto diversamente quel non ci indurre in tentazione. Perché non ci indurre in tentazione lascia uh, trasparire, eh, lascia originare nella nostra, nella nostra mente come se Dio stesse lì, volendoci provare, dice vediamo se è bravo, vediamo se è buono, allora gli causo la tentazione e poi magari quello cade e lo colpisco perché è caduto. Insomma, un Dio che gioca. Dio non gioca a dadi, lo disse anche Einstein a proposito dell'intelligenza cosmica che domina questo universo in evoluzione da 5 miliardi di anni e chissà dove, finché non firà in un buco nero e poi dopo vediamo se riemerge di nuovo. Quindi non ci indurre in tentazioni i vescovi italiani per ovviare a al pericolo che finora abbiamo corso tutti, eh, però dico un pericolo anche limitato perché limitato, siamo salvaguardati certo. dal fatto che nella Chiesa Cattolica noi sappiamo che, che Dio eh, non induce in tentazione in tanti modi, lo vediamo in Gesù Crocifisso, ma comunque abbiamo tradotto così, non ci abbandonare alla tentazione. A mio modesto avviso ancora questa è una traduzione non ottimale, perché anche non ci abbandonare alla tentazione mi fa venire l'idea che comunque Dio un po' mi causa. Mi causa qualcosa rispetto alla tentazione. Sarebbe stato più opportuno tradurre non ci abbandonare nella tentazione, poiché noi siamo nella tentazione, certo, il mondo è tutta la certo. tentazione. Dove ti giri e ti giri è tutta la tentazione. Allora io, che temo il pericolo che in questa tentazione del mondo, non che Dio mi metta davanti, ma che è nel mondo, io possa cadere, prego il Signore e dico: Padre, eh, sono nella tentazione, tu non mi abbandonare, perché con Te io ce la posso fare. Ma questo è stato cambiato già da anni, eh, mentre sull'atto di dolore sarebbe più semplice più facile, perché eh, mentre il Padre nostro è la preghiera di Gesù, poi è anche una preghiera che si dice liturgicamente all'interno eh, dell'Eucaristia, al momento osiamo certo, sì. dire Padre nostro che sei nei cieli, era un po' più complicata cambiare. Invece credo che l'atto di dolore può essere benissimo cambiato anche domani senza bisogno eh, di tante riflessioni. Perché peccando ho meritato i tuoi castigi. Ma quando, mai? ma quando mai? Perché peccando mi sono attirato tutti i castighi che il mio peccato, il male che ho fatto agli altri ha generato nella storia? Il guaio qual è? Che il male che io faccio dentro la storia talvolta non attira i castighi a me, ma purtroppo li, li scarica eh, su, sui nostri fratelli. Per cui ci sono tanti innocenti che soffrono a causa del male che io faccio. Oppure anche del bene che penso di fare, perché noi dobbiamo anche ritenere che e dobbiamo sempre averlo in mente, che noi ci troviamo in una natura cosiddetta lapsa, decaduta, il peccato originale. Alla faccia di chi non lo vuole ammettere, esiste e come se esiste. Lo prendo con una frase di Pirandello: in sei personaggi in cerca d'autore, a un certo punto eh, uno dei protagonisti dice una frase che. Dovrebbe essere la cifra interpretativa di tutta l'opera di Pirandello. Se solo si potesse prevedere il male che scaturisce dal bene che crediamo di fare. Quindi vedi, tu vuoi fare il bene, eppure eh, da questo bene che credi di fare scaturisce anche il male. Vuol dire che la situazione è un po' complessa della vita degli esseri umani. Abbiamo bisogno di salvezza, e Dio piuttosto che castigare, Dio ci vuole salvare. E dice: Venite presso di me, assomigliate all'umanità di Gesù per essere veramente esseri umani come io vi ho pensato prima che il mondo fosse nell'umanità di Gesù. E qui viene fuori un progetto bellissimo certo. d'amore cristiano. Certo. E a proposito di progetto parliamo di questo progetto per i giovani, ecco un approccio diverso per eh, permettere a loro di scoprire il significato della nostra fede, dell'essere cristiani, della parola di Gesù e, e farlo anche. Con la musica significa rendere meno, eh, meno pesante quello che può essere anche la conoscenza. No? Cioè, se no, perché devo credere, perché devo fare questo? Invece magari avvicinarsi alla musica, la musica può, essere, può dire quello che magari non si riesce a dire con, con le parole o con, con gli esempi. Sì, su questo io ci tengo molto. Da anni sto lavorando su questo progetto del rapporto musica e predicazione. E su questo occorre fare chiarezza perché su YouTube ti piazzano magari qualche momento in cui canti o suoni, dice che il Vescovo cantante. E vabbè, ma diciamo davanti alla stupidità diffusa nel mondo è difficile devo poter, dire che è stata di poter fare la rinazione di Monsignor Caiazzo eh, noi abbiamo messo tutta l'ordinazione la l'abbiamo messa su YouTube. E il momento della sua omelia ha ricevuto tantissimi quel mi piace che è stato visto proprio perché in realtà si è colto il messaggio eh, che si è sì, voluto lanciare. Beh, la, la, la mia sfida è quello di predicare il Vangelo attraverso la musica e le canzonette. Non è quello di dare dignità letteraria alle canzonette di Sanremo, Appunto. che poi le canzonette di Sanremo acquistino anche per questo tramite una dignità letteraria che hanno, questo è molto significativo, perché la letterarietà di un testo, cioè la dignità letteraria di un testo non sta nel fatto dello stile, della bella forma. Sta nel fatto che quel testo ha la capacità di intercettare contenuti profondi dell'anima dell'essere umano e rilanciarli verso cammini di speranza, di giustizia. Penso, per esempio, a questa canzone che sto studiando adesso, che è una canzone di qualche anno fa di Ligabue, Metti in circolo il tuo amore. Ma Metti in circolo il tuo amore è una canzone di speranza per dei giovani che. Sentendosi falliti, sentendosi di vivere come fossero invitati a una festa senza avere l'invito, no? essere a una festa senza avere un invito, un invito alla speranza dice va bene, ti senti come uno che è in una festa e non hai l'invito, adesso gli inviti falli tu, cioè datti da fare, diventa protagonista, ti sei opposto all'onda ed è lì che hai capito che più ti opponi e più ti tira giù, eh, vuol dire che mm, rilassati un poco eh, nell'esistenza un po' governala quest'onda fatti anche eh, diciamo eh, mandare avanti da quest'onda ma potendo in qualche misura eh, navigare metti in circolo il tuo amore non andare a drogarti perché eh, non capisci tante vite certo, umane certo. Eh, in fin dei conti eh, ritieni che loro non capiscono te ma in realtà forse il problema è tutto tuo non andare a drogarti non andarti ad alienare cioè sono messaggi metti in circolo il tuo amore perché tu sei amore tu sei una grande Grande capacità di bene, di dono per gli altri, invece di star lì a pensare, ma perché gli altri non mi amano? Impegnati ad amare tu e vedrai che poi l'amore come un boomerang ti ritorna. Allora il nodo non è la canzonetta o il testo della canzonetta, il nodo è lo vogliamo predicare il Vangelo a questi giovani che il cattolicesimo convenzionale ormai ha allontanato dalle chiese, perché si dice appunto che le chiese non ci sono, eh, sono vuote di giovani, che i giovani non vanno più in chiesa. In realtà anche i giovani che vanno in chiesa, la domanda è, sono cattolici cristiani o sono cattolici convenzionali? Questo è il problema serio. Un grande cardinale, eh, Biffi, che è stato arcivescovo di Bologna per tanti anni ed è morto da qualche anno, eh, diceva, la mia preoccupazione di pastore non sono i credenti non praticanti. I credenti non praticanti, no, sono invece i praticanti non credenti. Cioè, I praticanti non credenti. Ma se ha un minimo di significato questa affermazione di Biffi, che pure era un grande intellettuale, intellettuale. oltre che un grande eh, cardinale, eh, il significato è questo, che si può essere cattolici, praticanti, non cristiani, non credenti. E come ne usciamo? Se i giovani si sono allontanati dalle chiese, ci devono sicuramente rientrare. Ma eh, se non ci rientrano speriamo almeno che possono intercettare eh, il messaggio di Gesù eh, anche attraverso queste canzonette in cui si parla bene positivamente dell'umanità bella e buona e si dà speranza alle energie più umane dell'essere umano per, per vivere davvero d'amore, d'amore non romantico, d'amore non cinico, certo. d'amore non virtuale, ma d'amore vero e l'amore vero è quello che impariamo tutti dal Cristo crocifisso e quel legame di bene per il quale saremmo disposti a donare la vita allora io ringrazio Monsignor Stagliano per la sua presenza nei nostri studi per questo appuntamento di Culturalmente Parlando Pop Teologi per i Giovani questo è il libro edito Rubettino è un libro che è dedicato veramente ai ragazzi, ai giovani che vogliono riscoprire anche l'essenza del nostro essere cristiani essere giovani. Essere giovani significa guardare la vita con un occhio di speranza piuttosto che con un occhio di, eh, di malessere, di sofferenza o dire non c'è futuro per noi, eccetera. Ecco, questo libro, attraverso questa eh, grande voglia di eh, Monsignor Stagliano di far conoscere quello che è il messaggio cristiano, credo sia un libro da leggere. Io ve lo faccio rivedere perché sono convinta che potrà aiutare tantissime comunità a riscoprire il senso della nostra vita. Può essere letto anche dagli adulti, adulti che vogliono sì. diventare giovani, Gioveni. ringiovanire cristianamente. I cattolici convenzionali che hanno una certa età e vogliono ringiovanire cristianamente lo possono leggere. Allora, grazie a Monsignor Sagliano, grazie a voi amici telespettatori. Ci vediamo la prossima settimana. Buona giornata.